Forse è meglio se ti metti la cuffia. Io faccio le domande. Sì, però mettiti vicino al microfono, il numero uno, quello arancione. Vediamo un po', mi fai una prova audio pronto? Sì, mm, eccomi qua, perfetto. No, perché i nostri sono direzionali. Abbiamo gli aerei che ci passano sopra. Vabbè. Quando Leo ha scoperto l'attore Gullotta? Non lo so se l'ho scoperto, ero ragazzino, eh, io oggi ho 71 anni, quindi parliamo di quegli anni. Per fortuna sono nato dopo la guerra, e quindi di quegli anni che vanno dal 46 al 55. Quindi ragazzino in un quartiere popolare di Catania, eh, semplice, il Fortino. Che... Non c'era niente, ma tutta l'Italia non aveva niente. Era subito pronta a ricostruirsi e quindi tutti indistintamente lavoravano. Io vedevo ragazzini che tutti quanti lavoravano. Eh, non c'era eh, sopra o sotto. Eh, di più o di meno, tutti quanti distintamente c'era questo lavoro e si lavorava col sorriso mi porto dietro il ricordo di questi sorrisi, di queste nottate o serate quando, soprattutto in estate, eh, tutti si mangiava fuori, venivano tutti dal lavoro, io abitavo in una casa di ringhiera. Eh, papà mio era un operaio pasticcere, semplice, eh, ci ha fatto vivere con grande dignità, ha andato a scuola a tutti i figli, ma eh, noi altri eravamo diciamo, in un primo piano di queste case di ringhiera e sotto c'era un cortile dove abitavano delle persone e mentre si mangiava si chiacchierava, poi quelli di sotto magari scoprivano che avevano il cocomero, un mulone buono. Eh, allora una fetta la mandava a mamma e quindi c'era Upanaro, il cestino che veniva calato giù, così come mamma faceva non so, la parmigiana. Signora, prenda questa, questa venne buona oggi. C'era questo colloquio, questo, questa gioiosità. Io non sapevo nulla di me, ero uno studente curioso, sono stato un bambino curioso, continuo ad essere un uomo curioso. Eh, e mi sono ritrovato per una serie di circostanze a infilarmi in situazione, allora c'era il CUTTO, centro universitario teatrale, e che per casualità, sempre come bambino curioso, ragazzino curioso, vidi questo manifestino dove preparavano, eh, del, facevano delle lezioni eh, teatrali ed era ad ammissione, eh, 12 posti e per due mesi c'era questa cosa, non sapevo nulla, non sapevo proprio l'esistenza, poi figuriamoci in quegli anni se famiglie di quel tipo potevano andare a teatro. Eh, o, o, o non c'era la televisione, è arrivata dopo, dopo il 54, eh, si andava a vedere questa televisione che era arrivata eh, nelle case. Che avevano un po' di più, e quindi c'era questa cerchia di ragazzini a volte anche di famiglie che eh, eh, andavano come, come punto di riferimento. C'era una trasmissione che assorbiva tutto eh, tutti i bambini seduti per terra con le gambe incrociate. Si guardava questo fenomeno di questo cinema in casa no? e questa, eh, Poi, dopo, piano 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 piano, papà ha fatto le cambiali per averle in casa. Però dopo la televisione eh, e con la televisione ho ho, ho, ho avuto il piacere come era quella televisione italiana eh, ho, ho avuto il piacere mh, di conoscere la letteratura e quindi ho visto i romanzi sceneggiati e quindi mh, interpretati da attori fantastici dal primo all'ultimo c'era una fascinazione una, una serietà nel fornire un documento infatti tutto quel periodo la televisione italiana non fece altro che far conoscere agli italiani la letteratura, quindi grandi romanzi sceneggiati da Delitto a Castigo di Dostoevsky all'idiota, a Grazia dell'Edda, eh, Canne al Vento. Eh, poi si inventò, il, arrivò il, la, la commedia del venerdì, c'era la commedia del venerdì in Italia in televisione e anche lì ho potuto conoscere i testi teatrali, ma ripeto, per me è stata una scoperta continua. Poi per caso in questa famosa scuola di due mesi sono entrato in questa stanzetta, mi hanno detto cosa ha preparato. Dicono niente, non sapevo niente in effetti, era soltanto un ragazzino curioso. Mi hanno aperto un libro, era la Delchi del Manzoni, mi hanno detto Legga, io ho letto, ma per me il giochetto era finito, la curiosità era finita, soltanto che da lì a qualche settimana mi hanno mandato una lettera dove dicevano che lei è stata ammessa tra i 12 ragazzi della, della, della scuola e così è stato infatti ogni volta che io racconto questa cosa ci sono sempre le campane che suonano accanto e, è, è molto piacevole è durata due mesi ero ragazzino al punto tale che mi tenevano in sala convinti che fosse un uditore e non un, perché il centro universitario teatrale quindi non era ammesso un ragazzino di, di 13 anni e per usarmi poi alla fine, perché ho detto no, io sono stato ammesso tra, tra, tra coloro eh, che, che, che potevano fare le lezioni. E per il saggio finale hanno scelto un, un brano di Sartre Morti senza tomba, dove c'era un ragazzino come interprete che poi veniva ucciso dai nazisti. Bene, si è fatto il saggio, ma per la prima volta ho sentito l'applauso, la platea. Per me il discorso era finito lì le cose della vita in quella serata c'era un grande direttore eh, del teatro che formò per la prima volta il teatro stabile di catania teatro stabile in italia vuol dire dello stato eh, e catania aveva per la prima volta quindi inaugurava la stagione per la prima volta il teatro stabile di catania io oh, quella sera c'era quest'uomo, quest straordinaria persona, che assieme a Turiferro, a Umberto Spadaro, a Michele Abruzzo, fecero prima il teatro, eh, diciamo, Sicilia, si chiamava Teatro Gruppo di Sicilia, mi telefonò, mi disse, io l'ho vista l'altra sera in quel saggio studentesco. Eh, lei mi interessa, le, le interesserebbe essere uno degli interpreti all'apertura della stagione? Quindi è una cosa davvero importante, alta per la città di Catania, eh, di un lavoro di Pirandello che era questa, questa sera si recita a soggetto. Non sapevo nulla, dissi di sì. Da quel momento sono rimasto dieci anni all'interno della compagnia del teatro stabile di Catania. La mia formazione è stata quella, ma è stata una formazione. Intanto ero, ero talmente ragazzino che mi chiamavano gullottino, quindi mm -hmm. questo proprio per dare l'immagine attorniato da persone tutte molto più grandi di me, eh, tutto importante nell'arco di, di quei dieci anni. Ho capito esattamente cosa fosse il teatro e quindi probabilmente una, una fiamma accesa che non conoscevo dentro di me. In quell'arco di dieci anni mi sono formato e, e ho capito, ma ho lavorato però con grandissimi maestri, quelli sì, quindi sto parlando di Salvorandone, di Turiferro, eh, di Gianni Bonagura, di Aveninchi, eh, di un'infinità, Valeria Moriconi, Glauco Mauri, Franco Enriquez, eh, una scuola molto molto alta che oggi insomma... È discutibile, mancano le scuole da questo punto di vista. E cosa significa per lei interpretare i capolavori letterari? No, non mi dia del lei, mi dia del leo semmai. Eh. <ride> eh, cosa significano per me i lavori letterari? Sì, interpretare i lavori letterari. Ma io non divido lavori letterari o meno, comunque i lavori cosiddetti letterari, cioè eh, cosiddetti classici, eh, sicuramente ancora oggi infatti sono testi classici, universali, sempre mm. in vita insegnano a, a riflettere, insegnano note della vita per quanto riguarda lo spettatore. L'interprete ha delle, delle, delle mansioni precise, eh, deve lavorare bene sul serio, deve offrire professionalità molto alta, ma i classici, per quanto riguarda il pubblico, millenariamente sono stati sempre chiave di volta nella conoscenza della vita. È rimasto colpito. <ride> Quali sono i momenti più caratteristici della sua carriera? Può ricordarcene qualcuno? Beh, oggi sono 54 anni che per fortuna faccio questo mestiere, di anni ne ho 71, sono forse uno dei pochi attori italiani che attraversa il cinema. La televisione, il varietà, il dramma, la commedia, infatti, ho finito prima di, di essere qui piacevolmente a Sydney, ho finito in Italia una lunghissima tournée di una commedia inglese di Noel Coward, una famosissima commedia, ha avuto tanto successo eh, dal titolo Spirito Allegro. Ma a volte la commedia, e quindi Shakespeare che l'ha inventata, oppure possiamo andare verso i classici, Aristofane. Eh, la commedia, ridendo, aiuta a graffiare il potere, aiuta a dire eh, il re è nudo, a farlo capire, lo spettatore lo comprende, lo capisce, sorride, ma sicuramente poi si porta a casa una bella riflessione sia sul sociale, sia sull'individuo umano, eh, sia sulla bruttezza o la bellezza dell'uomo. Tra gli ambienti, tra i teatri dove lei ha lavorato, c'è certamente il bagaglino. Cosa, cosa è stata la sua comicità? Così, perché è stata così importante e popolare la sua comicità al Bagaglino? Non la mia comicità, diciamo che eravamo degli attori che è differente dal comico, io non faccio soltanto il comico come dicevo poco fa, abbraccio la mia professione perché l'attore è come, non so posso fare la domanda all'incontrario, lei conosce per caso medici che operano solo appendiciti, un medico deve conoscere il corpo umano. Così l'attore nella sua preparazione deve conoscere i vari linguaggi dello spettacolo, quindi il linguaggio del palcoscenico, il linguaggio della, davanti alla macchina da presa, davanti ad una telecamera, davanti ad un microfono come in questo momento, saperlo usare, essere preparati. Eh, quindi è, è uno, una, una, una conoscenza ampissima del mio lavoro. Del, del mio settore di lavoro, bisogna saperlo, oppure prestare la voce, così come accade in Italia. Eh, io in questo momento ho doppiato tanti, tanti film americani, eh, inglesi, francesi, eh, in questo momento, dopo il grande eh, collega Oreste Lionello, da diversi anni l'America mi ha scelto per essere la voce italiana di Woody Allen. Eh, il, bagaglino. il Bagaglino è stata un'esperienza meravigliosa, ma era fatta, a differenza di tutte le trasmissioncine eh, fintamente comiche o leggere, era fatta da professionisti, quindi da attori. Eh, io, Oreste Lionello, eh, Pippo Franco, eravamo un trio che portava, ha portato per vent'anni al eh, bagaglino questa compagnia, al Salone Margherita televisivamente, e l'Italia ci ha seguito per ventidue anni con ascolti che andavano da. 14 milioni, 15 milioni, che oggi si fa fatica a farli con trasmissioni televisive. Cosa ha colpito di questa trasmissione? Perché per la prima volta arrivava una vignetta di ciò che era il potere politico di allora e di ciò che era la televisione di allora, quindi. Eh, per la prima volta poi sono arrivati i soci apolitici, eh, per la prima volta tutto quello che intanto era una trasmissione tutta scritta, non era inventata, si provava, eh, si diceva tutto. Perché tanto successo? Perché per la prima volta l'italiano ha ritrovato ciò che pensava eh, della parte politica e, eh, abbiamo rappresentato quella parte politica che il pubblico pensava, è eh, quel grande successo, ma se l'è vista come una vignetta e quindi rideva. Era, 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 era gioioso da questo punto di vista. L'Italia intera, chi non poteva, se la registrava e fu un fenomeno incredibile. E, e, e di conseguenza eh, tutti i personaggi erano vignettizzati proprio come delle vignette e abbiamo rappresentato quella politica che, ahimè, poi sarebbe diventata quella che è oggi. L'abbiamo praticamente anticipata, cioè né destra né sinistra, soltanto poltrone, affari e quant'altro, è quella televisione, quindi con i personaggi televisivi che facevamo, eh, eh, che, che è stata quella televisione che le dicevo prima a proposito della qualità, ma che sarebbe diventata quella che è oggi, eh, cioè un bombardamento, cioè oggi la televisione, vedere 250 trasmissioni di Masterchef, eh, eh. Vuol dire allontanare eh, ossessivamente il pubblico da qualsiasi pensiero: cioè soltanto la frittata, soltanto il piatto particolare, soltanto la pasta fatta da zippeppe in Birmania o a Nuoro, <ride> e, e quindi è, è un po' come il, il Brasile, no? Che hanno mandato per anni partite eh, di calcio proprio per non far pensare, mm. e, quindi tutto quello che allora sulla qualità si era costruito. Parlo in particolare della televisione, perché la televisione è importante, perché la televisione comunque entra a forza nelle case, senza, senza volerlo, sta lì, è, è, è un obbligo, arriva, è una porta, quindi tu devi anche usare un determinato linguaggio, devi avere rispetto per chi ti ascolta, eh, devi avere una preparazione. Oggi di tutto questo non c'è niente, ma non parlo soltanto di chi fa il mio mestiere, o la televisione italiana, o il teatro italiano che comunque fa, fa fatica, fa tanta fatica per mancanza politica, di legge, insomma tutta una serie di, di cose. Però per fortuna è quello lì che arrivano comunque eh, uomini, attori, attrici, autori a stimolare in continuazione. Ma come si dice, lo dico in dialetto siciliano, eh, il potere politico è suddo, è sordo. <ride> Entro io. Aspetta un attimo, collega. No, perché? Abbiamo Marco Zangari della, della, del Coasit di Sydney. Tra i giovani, il mercoledì facciamo un programma per i giovani dedicato a loro proprio per avvicinarli alla nostra cultura Con molto piacere, intanto. e per aiutare chi sta arrivando. Sai che c'è questa capire, nuova recessione, cerchiamo certo, no? certo. allora di dargli una mano a trovare il lavoro e eh, problemi di immigrazione che stanno diventando molto, molto severi. Ecco quello che dicevo prima, cercare di capire se uno cerca di capire anche nel problema si organizza in un determinato modo per meglio funzionare e lui appena ha sentito che venivi qua ha detto il bagaglino lo ricordo tanto una generazione, ma più di una generazione ti ricorda per il bagaglino, quindi ha fatto qualcosa, è molto importante. Ma ci sono, ci due, punti... Ma ci sono due punti di riferimento importanti diciamo, nella mia carriera: io ho fatto tante cose, tanti film, tanti spettacoli teatrali, eh, tante fiction televisive, eh, tanta roba, però ci sono due punti eh, precisi per quanto riguarda il pubblico. Uh, in generale uh, compreso anche uh, gli amici che stanno qui a Sydney in Australia. Uh, nuovo cinema paradiso, il film. Infatti. E uh, il Salone Margherita, il Baghellino, la signora Leonida, io, Pippo, Restimensi eh. sono delle pietre miliari, ma tutto questo credo non poteva accadere se non c'era la qualità. Come mai non c'è stato un, ecco, un, un revival di questo? Perché la Rai non ha proposto qualcosa? Prima di tutto perché è una cosa che si è fatta per 22 anni: è meglio lasciare dopo 22 anni, che sono tantissimi, il ricordo eh, di quello che il pubblico ha di questa trasmissione. È uno, un, come posso dire, nell'immaginario collettivo delle persone. Eh, questa era una trasmissione legata alla loro infanzia per la prima volta vedevano i soci dei politici per la prima volta si prendevano in giro sia i personaggi politici che i personaggi televisivi eh, per la prima volta vedevano i balletti il tutto ripreso non da uno studio televisivo ma da un teatro, un teatro storico fra le altre cose questo Salone Margherita eh, ci lavorò Petrodini, ci lavorò Anna Fouget voglio dire anche lì eh, questo ricorda la gente nell'immaginario c'è questa forza importante. Perché non si fa oggi? È perché rifare cose che sono state già fatte, semmai si pensa a cose diverse, ma a questo subentra il nuovo funzionario televisivo che generalmente magari non è preparato, l'impossibilità di parlare e di costruire con progetti che hanno un senso, eh, perché poi eh, in Italia perlomeno. Eh, è subentrata questa malattia immaginaria dove in ogni cosa, a parte l'abbassamento culturale in genere, l'offerta per il pubblico, c'è questa malattia che parte dal Parlamento dove si fanno affari. Come si può fare? manna L'audience. <ride> no, no, lì, lì è un'altra cosa, non è più audience. È, è, è picciole. Monetizzare soldi, subito. Eh, denari, amb ambiguità. Infatti c'è un film che ho fatto che ormai è diventato un modo di dire. Eh, in Italia si usa tantissimo. Mi manda Picone. Mi la manda piccone, lei. Piccone. E allora, o ti aiutano o non ti aiutano. È la cosa grave. Ma questo appunto... Eh, beh, Amplifica il dolore dei giovani non ci ruonano conto, anche se hanno dei curricula straordinari non è un caso che c'è questa migrazione continua di cervelli italiani perché? perché tu puoi essere preparato pu pu puoi avere, fare degli stage tantissimi eh, essere una persona preparata in Italia ci sono tante famiglie onestissime che hanno con sforzi aiutato a crescere i figli alle università no, tu fai in congosso pur essendo preparato eh, o congosso puntualmente eh, spunta sempre un figlio direttore d'ospedale, se è un concorso verso ospedale, se l'università spunta un cucino, a, a Soro, il figlio pur non essendo preparate nei più dei casi eh, beh, è un'ambiguità tutta, tutta nostra, tutta italiota. Cioè, beh, eh, ci, 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 facciamo, eh, ci facciamo forza nel dire io l'onorevole Caio. Ah, mia mi ha fatto un favore per mie figlia a scuola. C'è cioè il concetto di essere sani nello studio, nello, nella preparazione per essere quello che sei, c'è sempre nel nostro paese, ahimè, meraviglioso, straordinario, eccezionale, ma c'è una cosa storica, millenaria. Noi apprezziamo più la furbizia che l'intelligenza. Nel nostro paese, almeno oggi, chi pensa quindi chi propone, chi ha idee, disturba cianne Catemanna Pecone. Ecco. <ride> Hai ah, qualche domanda da fare, Marco al nostro, eh. ah, intanto sono contentissimo di, di essere qua per perché... Ma anch'io, 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 mi piace <ride> questa, oh, questo, questa tematica che porti avanti. Noi siamo cresciuti con. Eh, Sicilia Leo è una leggenda, quindi chiaramente il Bagaglino Nuovo Cinema Paradiso che è un film che ha un valore particolare perché è siciliano e perché è siciliano è emigrato ancora di più. Ma non c'entra poco, credo. Certo, si svolge in Sicilia, è la parte che voglio dire che ognuno conosce meglio, quindi la sa raccontare. Però quel film eh, raccontava due cose. Infatti nel mondo a tutt'oggi è un successo eccezionale. Perché è un film che racconta la poesia, la voglia di affermarsi, ma dall'altra parte racconta pure che l'avvento, l'arrivo della pubblicità, la promozione, eh, le, 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 le macchine, ecco, con l'arrivo di tutto questo si è distrutto tantissimo. Perché oggi insomma siamo legati eh, e comanda il mondo purtroppo, ahimè, alle multinazionali. Ormai tutto è basato sulla finanza, sì. a te, agli amici in ascolto, a te, a te eh, ti dicono continuamente: consuma, 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 eh, accatta, 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 compra, 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 anche ormai, ormai si gira a vuoto. Tutti schiavi di questo telefonino, eh, dove ha mille utilità, ma i, i giovani conoscono soltanto una cosa perché gli hanno lavato il cervello e quindi il telefonino serve soltanto per autogestire la propria immagine eh, cioè hanno problemi di, secondo me ovviamente, eh, di essere protagonisti e allora a, a, a fotografia sto mangiando un gelato, tu che fai è quello io c'ho gli spaghetti, sta mangiando gli spaghetti, oltre non si va voglio dire questo si può fare, ma certo. tutto io non era no però eh è pesante, poi? Beh, sì. sì, sì. <ride> e quindi ha rappresentato un, un, una grande riflessione il nuovo Cinema Paradiso sull'uomo, sull'individuo, sulla società. Infatti, alla fine, il finale, il cinema viene abbattuto, c'è un posteggio delle certo. macchine, c'è questa scena finale, bellissima. E anche il tema della nostalgia, che comunque tra l'altro è tornato adesso in voga, perché si ha nostalgia delle, delle cose degli anni 80-90, e questo film, che chiaramente è di vent'anni fa, già un parlava di del più, tema, di più. più di vent'anni fa è eh. vero, e già parlava di questo tema, cioè delle, delle tradizioni che si vengono a perdere, e del progresso che, che le sostituisce. Ma sul bagaglino secondo me, l'importanza è... Che ha avuto nella televisione, nel costume italiano, è stato fondamentale perché era la prima volta che si vedeva satira politica, davvero satira, perché prima c'erano sketch slegati l'uno dall'altro. Il Bagaglino ha reinterpretato, è stato come Pasquino che ritorna in televisione: sì, ma con una cosa più fresca, più, sì. un po' più nuova. C'erano stati esempi nel passato di televisione di satira, soltanto che appena facevano satira su un, su un personaggio politico, si chiudeva la trasmissione, Dario Fo e Franca Rame furono emessi via, insomma, da certo. questo punto di vista, oppure in un'altra epoca, eh, perché presero eh, di una cosa accaduta a un Presidente della Repubblica nostra, credo che fosse Gronchi, non, non mi ricordo bene, quindi stiamo parlando di tantissimi anni fa c'era una trasmissione ancora in bianco e nero eh, di eh, Tognazzi, Ugo Tognazzi e, 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 e Vianello ebbene fecero questa satira dopo il presidente che uh, cascava ca con la sedia loro l'hanno riprodotta uh, scudi levati ah per carità insomma hanno passato un brutto quarto d'ora sì. la, la, la censura non è mai una cosa democratica assolutamente d'accordo infatti avere Craxi la parodia di Craxi in, que, in quei tempi che chiaramente Però stiamo parlando di tempi volta, molto diversi per la prima volta arrivava l'immagine di Craxi, fra altre cose con il sosia, quindi era per, per, perfetto lui, sì. con tutta una serie di situazioni svolte nella settimana, perché la chiave del, della trasmissione eh, qual era? Era quella dei fatti della settimana che il pubblico il sabato ritrovava in forma di vignetta e quindi ritrovava delle cose e si addivetteva, quindi le pensava certo, e secondo me non esiste più una cosa del genere in televisione adesso ma, ma intanto sono perso... passati sono passati tantissimi anni è anche vero che negli ultimi trent'anni il mondo è cambiato in maniera pesantissima in maniera brutale lentamente hanno infilato dicevo prima la multinazionale quindi l'alta finanza quindi il denaro soprattutto il movimento del denaro e dall'altra parte il terrorismo e quindi la paura. Oggi la gente ha paura istintivamente, ma io dico sempre: ovunque mi trovo in Italia, all'estero qui da voi, con grande piacere, non date questa soddisfazione perché voi se se rimanete rintanati davanti a, 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 a internet a casa o, o chi non ha internet che usa a casa per chi si scanta perché ha paura, ecco non fate altro che dare ragione a chi vuole questo mettervi paura. Quindi uscite di casa nei limiti del possibile, però esistono... I libri, esistono i concerti, esiste il teatro, esiste dei film, il cinema. Uscite, state insieme. Infatti, da millenni il teatro, proprio partendo dalla Grecia, era per stare insieme quindi stare insieme significa anche vedere la realtà per com'è. Perché, se uno dalla propria casa lo racconta all'altro, sono sempre racconti chiusi dentro un perimetro di una stanza. Uscite nei limiti del possibile, uscite, cercate di capire eh, l'uomo, l'individuo e quindi voi stessi. Non ci fermiamo, eh, non dobbiamo fermarci a certi pensieri sembrichi da una vita. Si va oltre, cercare, cercare di capire, cercare come va il mondo, perché poi più sai. Più ti informi, e non soltanto le bufale che arrivano attraverso via internet, perché? Perché se le sai distinguere, vuol dire che hai studiato in maniera ampia la vita. Se non li sai distinguere e credi a tutto, ecco, tu sei diventato un mezzo per essere uno che crede alle, 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 alle falsità. Sono Oggi è un bombardamento da questo punto di vista. Sì. Vediamo alla, alla, alla visita qui in Australia, perché solo oggi? Perché solo ora? Perché solo nel 2017? Leo. Perché grazie al cielo io ho sempre lavorato, eh, appunto dicevo prima nella chiacchierata iniziale, eh, finisco uno spettacolo teatrale e, e inizio un film, eh, finisco il film e inizio una, una fiction televisiva. Eh, oppure c'è un film da doppiare, eh, lavoro, in, no, 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 non lavoro a senso unico, F faccio lo spettacolo, non so se ci riesco, ma faccio il possibile per riuscirci. Io sono stato invitato qua eh, diverse volte da un grande amicone, da, da una persona eh, davvero splendida che umanamente... Eh, spero che insomma, la maggior parte lo possa conoscere Andrea Gullotta si chiama come me eh, eh, è un omonimo ma non è un parente ma parenti serpenti meglio avere invece un amico eh, che ti vuole bene che, che ti ama, che ti rispetta e quindi invitato da diversi anni per venire ma non c'era mai la possibilità alla terza volta eh, anche se ho poche giornate che divido tra Sydney e Melbourne ho detto, bene, non ha nessuna importanza, pochi giorni facciamola, facciamola e non se ne parla più. Eh, e, e vengo per, 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 senza, senza chiedere niente a nessuno, proprio per il piacere di, di dare, di essere generosi con la mia gente che non è in Italia. Infatti uno scrittore meraviglioso ucciso dalla mafia che si chiama Giuseppe Fava era un giornalista fantastico mio carissimo amico e io sono cresciuto con lui ecco lui diceva che le braccia migliori lo stato italiano le ha sempre mandate all'estero e servono soltanto al momento delle votazioni e basta per il resto non succede ecco io invece da cittadino da, da, da amico da, eh, volevo soltanto dare il piacere di una Serata di una rimpatriata eh, tra pagine letterarie, letture da Tommasi di Lampedusa eh, a, a Camilleri, eh, pagine da leggere, eh, eh, con, eh, e Buttitta, che è un grande poeta siciliano, eh, rendere omaggio a tutti gli emigranti, eh, dove lui, Buttitta, fra le altre cose, ha scritto una meravigliosa. Poesia in dialetto perché Buttitta è un importante poeta italiano, ma ha scritto sempre in dialetto contro i poteri, sempre naturalmente oggi è morto da, da diverso tempo, ma è un poeta importante. E ha scritto un meraviglioso omaggio eh, verso, verso eh, gli emigrati di Marsinelle eh, che se ne andarono eh, sotto una miniera. Molti di voi, insomma, posso, forse. Posso chiederti un